Buonasera da Pietro Scognamiglio, ben ritrovati. Questa è l'Arena Civica Gianni Brera di Milano. La terza giornata della pool scudetto della Serie A femminile eBay comincia da Inter-Roma. Questa volta soluzione corta. Scambio con Giacinti. Giuliano traversa e poi il pallone rimane lì fin quando lo sbatte in porta Moeka Minami. E avanti la Roma dopo appena 6 minuti. Intervenuta, anzi, credo Kumagai e non Minami, pardon. Inter che adesso sembra aver preso un po' le misure, ma comunque deve fare qualcosa di più. Occhio a questo recupero palla feroce della Roma con Giacinti, deviazione. E poi si ritrova il pallone tra le mani in qualche maniera Setinia. Giuliano. Pensiero verticale improvviso per Giacinti, quasi c'era arrivata sul secondo palo Valentina Giacinti aprendo il destro. Sente il break l'Inter per vie centrali. Ci ha provato Serturini, deviazione, pallone che viene inghiottito dai guantoni di Camelia Ceasar. Sisar vince il contrasto, poi Magul. Tocco in profondità per Cambiaghi che attacca l'area lateralmente, brava a mandare a vuoto in scivolata Bartoli, ancora Cambiaghi qui, non riesce a calciare in prima istanza, lo fa con un secondo tentativo che finisce sul palo. Bonfantini, il classico movimento della virgola, a vantaggio di Sisar, buona palla per Serturini, destro che gira, risponde Ceasar e poi fallisce l'opportunità di ribadire in porta Cambiaghi. Altra folata offensiva dell'Inter. Ceasar probabilmente quel destro che gira lo conosce molto bene. Posizione regolare di partenza di Serturini. Cambiaghi. Azione di forza. Ha vinto il primo contrasto. Vede dentro Bonfantini. Va dritta in porta l'Inter. Ancora Agnese Bonfantini a segno contro la Roma. Lavoro splendido di Cambiaghi su questo pallone. 1-1. Ottimo strappo in conduzione di Michela Cambiaghi. È stata brava a seguire l'azione senza palla Bonfantini. Servita con i giri giusti per segnare il suo 6° gol in campionato, 2° alla Roma. Polli tenta di usare il fisico nella protezione del pallone, partita Cambiaghi che ha un altro passo su Bartoli, brava poi a recuperare, ma ancora Cambiaghi che sta facendo la differenza, chiede il pallone di ritorno, arriva Magul con l'esterno destro, combinazione extra lusso dell'Inter qui. Cambiaghi, Polli al volo, Magul di controbalzo, ne è riuscita ad andare Bartoli per Greggi, perde un brutto pallone la Roma, Polli, partita Sisar servita, forse con un attimo di ritardo, ottima uscita di Ceasar, anche merito nello scegliere un secondo portiere di totale affidamento come Setine in un'annata difficile come quella che sta vivendo Durante. Giuliano, gran dribbling. E poi prova a piazzarla sul secondo palo. Deve tuffarsi come un gatto Setinia. Un gioco di prestigio Manuela Giuliano qui. Dribbling. E poi tocco morbido. Cambiaghi. Rientra sul destro. Può calciare. C'è Ceasar. Ha fatto tutto bene. Mi sento di dire tranne il tiro Cambiaghi perché non ha dato la giusta angolazione. Esperienza e la sostanza in mezzo al campo di Sanne Trosgaard al posto di Greggi. Va a puntare Bowen, Pilgrim rientra sul destro, strada chiusa, arriva a supporto Sonstevold, ancora Pilgrim, calcia, attenta sul suo palo Setinia. Occhio perché adesso però l'Inter è scoperta, la Roma trasforma l'azione in offensiva con Giuliano. Va direttamente al tiro, c'entra Fordos, un pizzico di egoismo qui di Giuliano, Trosgaard, tiro deviato! E di nuovo avanti la Roma! Sanne Trosgaard, 2-1. Complice la deviazione, ma la ripartenza era stata condotta
con ferocia dalle giallorosse che avevano ribaltato il fronte. Primo gol in campionato di Trossard, primo gol in Italia su questa deviazione ovviamente decisiva di Katie Bowen. Tiro però diretto nello specchio della porta. E così allontana Ove. Basta così, ha vinto anche questa la Roma 2-1 sull'Inter.